I numeri sono già di successo, 42 iscritti al tabellone, dalle non classificate sino alla prima categoria, un montepremi di 5.000 euro e 4 nomi da appuntare, attese protagoniste di questa prima edizione dell'Open Top Cars. Il biglietto da visita del Tennis Village Pietro Menea di Barletta è di tutto rispetto per questo appuntamento, presentato sabato pomeriggio nel corso di una conferenza stampa e già domani nel vivo con un programma di sicuro interesse, con l'ingresso in scena delle giocatrici di seconda categoria. Come detto, sono i numeri di questa prima edizione a certificare la bontà dell'evento. Tabellone di sicuro spessore tecnico, impreziosito dalle presenze di Schapper, Sansonova, Grimalska e Di Giuseppe, le quattro teste di serie che dovranno però rispettare i pronostici in questa settimana di gare. Intanto c'è chi ha vinto prima ancora dell'atto finale dell'Open. Sono i soci del Tennis Village Pietro Mennea. Il loro entusiasmo e l'amore per questo sport li ha portati sino a questo traguardo, apprezzato anche dal consigliere regionale Ruggero Mennea. Proprio la passione di 28 persone appassionate di sport, di tennis, che nasce questa iniziativa e che dà la possibilità al nostro territorio di poter godere di una struttura sportiva come quella del Tennis Village Pietro Mennea. L'abbiamo intitolata Pietro proprio per questo, un simbolo dei valori dello sport, un patrimonio valoriale che appartiene al codice genetico di questo territorio, di questa comunità.